Gio Rosso Nero è la schedina perduta prossimamente al cinema, anzi l'ennesima schedina perduta. Cos'è che avevi detto in live? Cosa? E l'Atalanta vince, l'Atalanta vince, figa, l'Atalanta vince. Hai perso la tua schedina, giocatevi la schedina, ma meno male va che non l'ho giocata. E aspetta, over, stasera over il Milan, over hai detto. Io dico under, ma io dico tutto il contrario di quello che dici. Ogni volta che tu fai il pronostico contro l'Inter è sempre l'esatto opposto. Continua a fare i pronostici, ti prego Gio, continua a fare i pronostici contro. Ti supplico Gio. Veniamo a noi, popolo di YouTube, io sono Mustang interista, ho pure la febbre, non me ne frega un cazzo, abbiamo vinto. Che partita difficile in quel di Bergamo, ragazzi, è stata, oltre al diluvio universale che è venuto giù, sono venute giù tante occasioni da gol, nel finale abbiamo sofferto come dei cani, ragazzi, abbiamo sofferto. Però anche la nostra solidità difensiva si è visto che siamo una squadra molto solida e gli attaccanti dell'Atalanta non sono per niente facili da marcare. Un primo tempo poi di studio, occasioni un po' da una parte e dall'altra, anche se non tantissime. La partita secondo me esplode, soprattutto nel secondo tempo. Andiamo in vantaggio comunque sia con un rigore nettissimo su Darmian che prende fallo. Çalhanoğlu realizza, gol 1-0. Andiamo all'intervallo, quindi in vantaggio. E poi secondo tempo, ragazzi. Nel secondo tempo l'Atalanta spinge, però noi riusciamo sempre a fare più male. Manca sempre quell'ultimo passaggino e poi dopo Lautaro, ragazzi. Lautaro tira fuori un gol dal fenomeno. 2-0. E dopo lì, ragazzi, cazzo, lì potevamo veramente vincerla facile sta partita. Perché l'Atalanta non stava più esistendo. Cazzo, gliel'abbiamo regalata noi con quella, con quel passaggio là per Di Marco. Di Marco, poi anche Di Marco sbaglia, ma sbaglia chi fa il passaggio, non Di Marco. Cioè, anche Di Marco. Poi dopo quello, ragazzi. Allora, c'è, c'era gente che dice che è fallo, per me non è fallo. E vi spiego anche perché. Se quel contatto là in Inghilterra ti ridono dietro, ok? Io sono uno perché appunto è per il contatto. Quello è un contatto che ci può stare. Si è un po' aiutato con le braccia, sì. Però Di Marco si è caduto come un salame, cioè ragazzi, questa è la verità. E in Italia questi si possono anche dare, questi falli, ve lo dico perché ne ho visti di dare di falli così. Ci ho sperato che lo annullassero, ovviamente ci ho sperato, però ragazzi non me la prendo se non l'hanno annullato. Questo è un fallo che per me non c'è. Con gol di Scamacca, dopo lì ragazzi inizia la sofferenza dell'Inter perché non riusciamo quasi più a creare niente. Qualche ripartenza, però ragazzi io e i nostri erano stufi. Di Marco vedevi che non ce la faceva più, Dumfries che se l'è fatta tutta, sfinito. Lautaro anche lui a un certo punto ha iniziato a perdere colpi. Thuram si è battuto come un leone, poi entra anche il leone che sfiora pure il gol. È entrato anche bene il leone, tra l'altro. Lo stesso anche Aslani, Çalhanoğlu morto. È stato il migliore in campo per me, tra l'altro, Çalhanoğlu. Ha fatto un primo tempo della Madonna, tra chiusure, grandi assist, perché l'assist prima di prendere il rigore, l'assist lo fa Çalhanoğlu, Darmian. Fino a lì è stato il migliore in campo, poi ragazzi, poi era stufo, entra Aslani che comunque è entrato bene, ha gestito bene, mi dispiace un sacco che si sia fatto male Pavard, secondo me starà fuori un bel po', e adesso qua ragazzi sono cazzi, abbiamo i giocatori contati di Bissek, abbiamo capito che Inzaghi non si fida di Bissek, che dire poi, vabbè comunque De Vrij ha fatto una gran partita, perché tenere Scamacca è difficilissimo. Poi ha segnato Scamacca, però non si è reso troppo pericoloso, Scamacca, attenzione. Poi, ripeto, Sommer partita della Madonna, ha fatto delle parate incredibili, su tutta l'ultima su Scamacca, ragazzi, che parata che ha fatto. Bene anche Darmian, ha giocato anche meglio di Pavard, secondo me. Bene anche Acerbi, tutto sommato, e vi dico anche di più, per me Acerbi a questo punto merita di essere titolare là a sinistra, De Vrij al centro, che sta giocando sempre bene, fin qui a me non sta dispiacendo. E a sto punto gioca Darmian a destra là. E poi Dumfries, ragazzi, non ha sostituto a questo punto. Perché adesso Darmian è impegnato lì, Bissek non gioca. Io guardo anche avanti, ragazzi. Questo Dumfries speriamo non si rompa. Purtroppo, ahimè, devo dire, speriamo che si riprenda quella mezza sega di Quadrado. Mi spiace, ma ci serve uno che dia fiato a Dumfries. Perché Darmian non lo può più fare adesso. Perché, ripeto, Pavard si è fatto male. Allora, parliamo dell'allenatore Inzaghi prima di salutarci. L'allenatore Inzaghi, allora, ha preparato bene la partita, ha messo i titolari, sono stato d'accordo con lui. Non sono stato d'accordo quando ha fatto le sostituzioni, quando ha messo Carlos Augusto, ok, per Di Marco, giusto.
Ma quando tu mi togli Mkhitaryan per mettere Frattesi, che segnale dai? Eravamo già 2-1 con l'Atalanta gasata. Che segnale dai? Dai il segnale che togli uno che ha i piedi buoni, metti uno che sì ha i piedi buoni, ma non ha la classe di Mkhitaryan. E tieni dentro Barella, che ancora oggi non mi è piaciuto. Per me è il peggiore in campo dei nostri, Barella. E ha fatto tante sciocchezze, tante volte ha regalato palla all'Atalanta. Non mi è piaciuto per niente. E con questo assetto qua, con Frattesi e Barella, potevi avere contropiede, sì, però. Hai perso quella tecnica a metà campo che ha reso l'Atalanta padrona del campo, ok? E questo hai sbagliato, Inzaghi. Poi per il resto hai fatto bene. Io sono anche d'accordo che hai tenuto Thuram e hai tolto Lautaro. Per il resto sono d'accordo. Però qua a centrocampo per me non l'hai gestita bene. Detto questo, caro Inzaghi, io oggi ti do un 7 in pagella. Perché questa era una trasferta difficile, l'hai vinta, l'hai preparata bene, hai giocato con i titolari, giusto? Perché questo era un big match, si giocano con i titolari i big match. E tutti hanno fatto bene, vi ho detto, a parte un po' Barella, tutti mi sono piaciuti. E quindi, comunque sia, nonostante questa pecca, Simone, ti do un bel 7. Ora, però, il turnover va gestito. Io col Salisburgo mi aspetto una partita tanto tanto difficile. Mi aspetto un Inter un pochino sulle gambe. Devi fare tanti cambi, Inzaghi. Devi farne tanti a metà campo, in attacco, sull'esterno, metti Carlos Augusto. Devi fare dei cambi. Però possiamo vincere lo stesso, dai. Iscrivetevi al canale YouTube se volete. Se volete, mettete mi piace. Sempre forza, Inter. Ciao!